Però io sono stato ben felice perché per noi aprire la sala consiliare anche per altri eventi che non siano politici fa sempre piacere perché è una stanza molto bella, stupenda, dopo pure che è stata restaurata. E poi la cosa che più mi fa piacere, oltre che questo evento culturale che non fa mai male, è anche per un amico e per un compaesano, perché noi siamo quasi coetanei e ci conosciamo praticamente da quando siamo nati. Quindi mi ha fatto molto piacere anche il fatto di aprire quasi tutto quello che ne conseguirà. Io il libro non l'ho letto, poi mi riservo di leggerlo e avere l'opportunità di discutere con l'autore, perché sempre capita di discutere con un autore quello che si legge, così avremo pure modo dai banchi, no, tra maggioranza e opposizione, di chiarirci l'idea su nuovi argomenti. Grazie proprio dalle considerazioni che Raffaele Durazzi fa. Nasce l'esigenza di riscoprire antiche abitudini. Io spesso guardo su, noi siamo tutti utenti, come sappiamo, di internet, navigatori, di internauti, però ecco, spesso non siamo capaci attraverso questo nuovo meccanismo di comunicazione di trovare il tempo per poter comunicare direttamente con le persone. Viviamo più in mondo immerso, in mondo virtuale, che in quello reale. Stiamo forse perdendo la nostra identità fisica per ritrovarla solo attraverso un'immagine che ci arriva per mezzo del computer. Questo libro invece, ecco, ricostruisce un'immagine fisica. Abbiamo un'idea precisa noi dei movimenti di comunicazione, li usiamo in maniera adeguata? Ecco, tutto questo offre lo spunto all'autore di originare un discorso che porta poi a riconsiderare il rapporto di coppia. Buonasera, buonasera a tutti voi. È con grande piacere che sono venuta oggi a socializzare insieme a voi questa bella esperienza fatta per la prima volta dal nostro caro amico Raffaele Durazzi, il quale mi propose di leggere il libro e di fare qualche piccola considerazione che è presente nella prefazione del libro, appunto da me prodotta. Quindi è chiaro che io questo libro l'ho vissuto forse un po' agli albori, quando ancora era una bozza, e ho potuto insieme a Raffaele condividere qualche passaggio che è un po' più intrigante, che fa di questo libro veramente un prodotto e un'esperienza che invito tutti voi a fare, perché è un universo nuovo, è un viaggio virtuale, come giustamente diceva il nostro amico, dove Raffaele ci accompagna passo dopo passo e ci fa riscoprire quelle emozioni, quelle suggestioni che spesso dimentichiamo e che invece sono importanti. Questo è il dialogo di coppia, è riscoprire quella magia, quell'alchimia che è possibile instaurare tra un uomo e una donna. Sono costretto a stare in piedi, in questo modo si vede. La voce è questa. Prima considerazione. Grazie, caro Raffaele Durazzi, di esistere. Mi onoro della sua amicizia e presumo viceversa. Questo libro me lo sono letto tutto. Vi posso garantire che è faticoso. La collega ieri ho detto, sto leggendo un mattone.
un certo Antonio Gloria, con un certo Crebet, cioè personaggi di chiara fama, e non ultimo appunto anche te, perché te sono quelli gli altari dove devi stare, e lo faremo del tutto affinché ci sia, ma non perché è amico di qualcuno, ma perché c'è stoffa, c'è qualità, c'è arte. Complimenti e buona lettura. Prima di continuare desidero dire che sono anche ospiti quattro delle ragazze raffigurate all'interno del libro, e cioè Ioanna Catana, Monica Teran, Anna Luzzi e Maria Vittoria. Come diceva anche Tonino Longo, bisogna leggere il libro. E allora ecco, sentiamo un brevissimo brano. A leggerlo, a proporcelo, sarà appunto Laura Leo. Insieme alla nonna scoglionata, nonna, sì, scusate,
qualche secolo ormai passato, senza intuire che tutto muta. Ma la giornata non è ancora finita. Per trascurare qualcosa escono fuori le menzogne. Per rifilare a qualcuno la vulgare dose del pettegolo intento come se nulla più di quello. Vanno come a rompire i giardini, dove di tanto in tanto si aggira il passeggero cantando la serenata di una donna che non c'è, mentre un fanciullo gioca con la palla insieme al padre, alla sorella, per gioire del tempo che spesso non gli è troppo concesso. Coloro che sopra guardano, scambiano quell'uomo che parla con l'amante e sogghignano contenti, serene per raccontare la storia in attesa, come puttane desiderose del ben altro bene, deridono senza saper che dicono. Per ravazzare di lingue di fortuna, come aspidi velenosi, si divertono a raccontare oltre le loro presenze, come se l'orgasmo l'avessero per quello show di lingua che non per un afflesso perso, ma io. E appunto io sono Serena Dorazzi e rappresento la casa editrice Serena che ha pubblicato il libro di Raffaele Dorazzi, che poi è mio padre. E la nostra è una realtà nuova che appunto ha l'obiettivo di promulgare le opere e pubblicare chiaramente di giovani autori, autori emergenti, ma anche perché no, autori già affermati come appunto Raffaele Dorazzi, che ha già pubblicato diversi testi. E quindi appunto chi volesse contattarci può visitare il nostro sito Casa Editrice Serena e appunto vedere insieme come pubblicare e divulgare appunto le opere. E un'altra cosa, il libro si può prenotare anche tramite il sito e quindi ecco, scusate, sono emozionata. E che dire, per me è anche un onore aver pubblicato il libro di mio padre, perché so che comunque lui veramente ha lavorato tanto tanto tempo su quest'opera e quindi gli auguro tanto successo. Grazie a tutti, innanzitutto al pubblico che è intervenuto, vi ringrazio veramente perché siete intervenuti in diversi, amici, non amici, conoscenti, veramente un grazie di cuore. E un grazie soprattutto all'amministrazione comunale che ha concesso appunto l'onore della sala consigliare e ringrazio sia il sindaco che l'assessore alla cultura che sono intervenuti e hanno portato il loro contributo. Ringrazio i relatori Silvia Sonigli, la professoressa Silvia Sonigli e il professor Lomo che hanno dato uno spaccato del libro in modo particolare e soprattutto per le parole che hanno detto. Ringrazio gli ospiti di onore, Mauro Gradas, che è il nostro concittadino, che veramente merita un applauso molto caloroso, perché per chi non lo sa, ma quest'anno è stato anche campione del mondo per la sua specialità in canto, quindi abbiamo un nostro concittadino campione del mondo, scusate se poco. Il maestro Ioppolo, col quale ci lega un'amicizia ormai non so da quanti anni, anche lui noto a livello internazionale per tutte le sue opere fatte, tra cui alcune in Vaticano e, se non erro, sulla piazza di Bethlehem, con opere ad Assisi, in pratica un po' tutto il mondo, a Porta del Duomo di Viterbo, ci sarebbe da elencarle non so per quanto tempo. Il mio amico Rescipina, che mi ha costantemente assecondato nella correzione del libro, perché onestamente al di là di scriverlo poi si commettono tanti errori, perché io scrivo
ancora con i vecchi sistemi di una volta, carta, foglio bianco e penna, poi viene trasportato sul computer, ma certo non lo faccio io, quindi mi ha aiutato in modo consistente nella correzione. E infine mia figlia per la costituzione della casa editrice. Detto questo, inoltre non posso non ringraziare veramente, perché anche lui mi segue costantemente, come già detto prima, anche in Romania, nella tournée in Romania, dove appunto è stato presentato in anteprima il libro, che verrà tradotto anche in lingua rumena in un simposio internazionale di letteratura con i maggiori scrittori rumeni, il mio amico Riccardo, che mi segue sempre costantemente con me. Ora, non è che vorrei fargli una pubblicità diretta, assolutamente. Naturalmente il libro, quando è scritto, ci si augura anche che qualcuno lo legga, quindi vi invito a leggerlo, ma soprattutto anche per un motivo fondamentale. Non è che a me interessa del libro trarre lo spunto economico, perché è una mia passione, quindi l'aspetto economico non lo guardo minimamente. Ma i miei libri sono fondamentalmente tutti finalizzati anche per uno scopo ben preciso. Ad esempio, l'ultimo libro di poesie che ho pubblicato è stato fatto per il ricavato per un macchinario per l'ospedale di Belvolle a favore di un'associazione. E sembrerebbe quella sera, che tra l'altro era presente anche a fare il concerto la banda di Vidorchiano, ringrazio anche la banda di Vidorchiano perché in quella circostanza è stata veramente eccezionale. Noi veramente a Vidorchiano abbiamo delle qualità non indifferenti, e la banda di Vidorchiano, altro gioiello non indifferente appunto in quella serata, è stato raccolto, a detta dell'associazione, la maggiore somma per acquistare questo macchinario per l'ospedale di Belcore. In questa circostanza io ho ritenuto veramente proporre il libro anche a favore per sponsorizzazione dell'amico proprio Mauro, perché quando si è a livelli non indifferenti ci stanno anche dei costi economici non indifferenti. Quindi credo che portare dico anche al mondo la voce di Vidorchiano, di Vidorchianesi, non sia cosa da poco. Tra l'altro, prima l'amico Rescipina non ha voluto concludere il discorso su come termina il libro, ve lo accenno io, il libro termina proprio su un altro aspetto di Vidorchiano, cioè i protagonisti del libro finiscono la loro storia davanti al Noai di Vidorchiano, quindi anche questo è un altro aspetto non indifferente, ma il motivo per cui lo faccio terminare sul Noai di Vidorchiano è perché poi ci sarà un secondo libro che continuerà con il Noai di Vidorchiano. Oltre a questo, io gradirei anche che ci fosse qualche domanda da parte del pubblico, perché poi parlare del libro in sé per sé completamente non è facile. Comunque, per riassumerlo, il libro si può dividere in due filoni. La prima parte sono tutta una serie di considerazioni sociali sul momento che attraversiamo, bello, brutto che sia, sicuramente è abbastanza difficile. Poi la seconda parte rientra nei vari protagonisti appunto del romanzo e della storia, una storia appunto ambientata al quartiere Luigi Rossi di Amsterdam, dove al di là di quello che si può pensare che è un quartiere dove magari ci si va esclusivamente per un motivo, e quindi diciamo visto come la prostituzione di quell'ambiente, vi assicuro non è solo quello, perché ad Amsterdam quel quartiere poi è considerato come se fosse una meta turistica, tant'è vero che non è che ci vanno solo gli uomini ad andare a vedere le vetrine o chi ha voglia
fantasia andare con qualcuna che sta in vetrina, ma ci si va normalmente anche tra marito e moglie, tra fidanzati, proprio perché è un aspetto particolare. E da lì è nata l'idea della storia appunto del quartiere Luigi Rossi di Amsterdam. Una storia particolare, ma soprattutto una storia impermeata su un motivo fondamentale, che è quello alla fine del perdono. Cioè nella vita, io dico, possiamo tutti sbagliare, però non è che dietro a degli sbagli si può crocifiggere una persona o tutte le persone. Dietro agli sbagli si può anche ravvedere e quindi perdonare. Fondamentalmente poi il discorso del romanzo è fondato sul perdono e, come diceva il professor Longo, su varie citazioni che sono anche quelle del Vangelo, porto anche testimonianze addirittura del Papa, quindi ecco, il titolo è veramente un titolo sibillino che lascia pensare, ma che in effetti poi non è in quel modo. Grazie, quindi l'idea di fare questo libro è nata da ripeto, prima tutta una serie di considerazioni sociali che probabilmente se non fosse andata ad Amsterdam avrebbe trovato tutto un altro tiro, nel senso che io ad Amsterdam sono andato una prima volta, addirittura nel lontano 89 con mia moglie, quindi, e siamo andati anche con lei in giro per il quartiere di Amsterdam. La seconda volta ci sono andato per un motivo di lavoro, cioè c'era la Fiera Internazionale del Turismo a Utrecht, che è una cittadina distante da Amsterdam a circa 50 km, e diciamo tra il volo aereo, che ci sono stati dei colloqui con persone che quando si va sull'aereo, chi sta a fianco poi si scambiano due parole, questo giro per il quartiere appunto di Amsterdam è nata tutta una serie di considerazioni e una storia particolare che naturalmente è tutta inventata, completamente inventata, però ho preso lo spunto da lì per appunto trarci tutta la storia del romanzo. Considerazioni sociali sicuramente c'è molto, forse il 100% pure, sull'altra parte invece lo 0%. Vorrei anche dire che ancora non abbiamo la data esatta, ma verrà presentato sempre a settembre a Viterbo. Ecco, ancora non abbiamo la data, ma la conosceremo